Oggi voglio parlarvi delle impressioni che ho avuto leggendo L'uomo del sorriso di Patrizia Poli. Prima di aprirlo, confesso di aver avuto qualche perplessità legata principalmente al tema trattato, la vita di Gesù. C'è sempre infatti un po' di scetticismo quando ci si accosta agli argomenti biblici, soprattutto legato all'approccio che si usa nel trattarli. Sul Figlio di Dio si è scritto di tutto e di più, e si possono usare per parlarne più punti di vista: storico, religioso o, come in questo caso, romanzato, ovvero una via di mezzo tra il racconto della Bibbia e una possibile ricostruzione della vicenda storica. Ed è questa la cosa che mi ha sorpreso addentrandomi nella lettura. Di Gesù qui non si dà l'immagine del personaggio mitico che ci portiamo dietro da quando si è bambini, l'uomo infallibile, perfetto, talvolta anche temuto. Gesù qui è un uomo tormentato dai dubbi, dalla paura, da passioni quanto mai terrene ed umane. Non è infallibile, anzi, teme continuamente di sbagliare. Si domanda spesso se la sua strada è quella giusta e la sua fede in Dio, seppure incrollabile, a volte vacilla, al punto che appariva sicuro nella sua predicazione, ma dentro la sfiducia lo attanagliava. Lui è il piccolo Gesù, come lo chiama Maria di Nazareth, e tale rimarrà fino alla fine ai suoi occhi di madre. Maria capisce molto presto che il suo bambino sarebbe andato lontano nella vita, lontano anche da lei e dal papà Josef, ma accetta questo destino e non abbandonerà mai la sua amata creatura. E così l'uomo, Gesù, cresce e segue una strada che pare già segnata, un cammino che lui conosce già chiaramente e lo segue con energia, entusiasmo e anche una sorta di pacifica rassegnazione a quello che intuisce sarà il suo doloroso destino. È l'uomo del sorriso, ma anche del dubbio, delle domande che pone continuamente a se stesso. Perché la febbre uccideva i bambini? Perché le persone soffrivano la fame, la sete, il freddo, il caldo? Perché c'era chi aveva tutto e chi non aveva niente? Perché gli uomini si massacravano fra di loro? Perché il lupo mangiava l'agnello? Anni e anni di domande irrefrenabili e senza risposte. Avrebbe avuto la forza di piegarsi davvero alla volontà di Dio? Avrebbe avuto abbastanza umiltà per morire? Ma sono momenti, e subito dopo il suo sguardo si eleva di nuovo al cielo, e il cuore e la mente tornano a calcare quel cammino in cui, per un attimo, pareva essersi perso. Poi c'è lei, Maria di Migdal, che ama Gesù in maniera assoluta, mistica, ma anche carnale, pur conscia che il suo amore terreno con lui non potrà mai realizzarsi. Gesù lo capisce e ricambia questo profondo sentimento, lo ricambia con lo sguardo, con il sorriso e con una dedizione speciale per questa donna che ha abbandonato la misera vita di prostituta per seguirlo e stare al suo fianco. E come Maria di Migdal, molti altri dedicano le loro esistenze al seguito del profeta. I pescatori Kefa, Andrea, Giacomo e Giovanni lasciano le loro reti per camminare accanto a lui. La stessa Maria di Nazareth abbandona la sua casa e il suo compagno di vita per inseguire il figlio. Josef non vorrebbe lasciarla andare, ma poi capisce e gli dice: «Io so che il tuo posto è qui con me e che una brava moglie non abbandona il marito per seguire un figlio nei suoi vaneggiamenti. Ma so anche che l'amore che provi per me non è che una goccia di quello smisurato che hai per tuo figlio. E quindi non ti impedirò di andare». Nello snodarsi delle vicende, capitolo dopo capitolo, incontriamo Giovanni Battista, Erode, Ponzio Pilato. Ci vengono raccontati episodi come la resurrezione di Lazzaro, i sentimenti nascosti di Giovanni di Zebedeo, l'invidia di Giuda, fino al finale tristemente noto della crocifissione. Tutto però da una prospettiva umana, terrena, in una chiave laica, sì, ma allo stesso tempo intrisa di grande misticismo, devozione e religiosità. Leggendo L'uomo del sorriso, finalmente quel Gesù che per una vita siamo abituati a vedere su una croce, sofferente per noi, ma anche lontano da noi, improvvisamente scende tra gli uomini. È un uomo speciale, certo, che predica, che cura, che ama incondizionatamente, ma che piange anche, che soffre, che sbaglia, che si fa domande. Un uomo, per usare le parole dell'autrice, che non rimprovera, ma accetta ed accoglie anche di fronte alla domanda di Maria di Migdal: esiste Dio, Gesù? E così sentiamo Gesù più vicino a noi, lo sentiamo come noi. Non è infallibile, non sta in alto a giudicarci, ma è solo un uomo che percorre il suo cammino
cercando di diffondere nel mondo sentimenti positivi, di umiltà, fratellanza, rispetto per gli altri, senza mai sottrarsi alla sua missione, neppure quando capisce di essere braccato, neppure quando capisce che il tempo a sua disposizione sta per terminare. Anche quando si incammina verso la crocifissione, l'incertezza e la paura tornano a tormentarlo. Padre, mi hai dato la vita e ora la rivuoi. Che senso ha questo? Che senso ha la vita? E in un'epoca quanto mai incerta come quella che viviamo, immaginare che anche Gesù si è interrogato sul senso dell'esistenza ci fa veramente sentire meno soli e più vicini a Lui.